Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste. Oggi è sabato 18 maggio 2013 e vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. Prima però volevo in qualche modo festeggiare e ringraziarvi perché la pagina Facebook Prof. Ste compie esattamente 2 anni. Alcuni di voi ricorderanno che fu lanciata nel 2011, poco prima di IT Forum, e ci eravamo posti l'obiettivo dei 100 like appunto entro il IT Forum, che sarà appunto di nuovo in qualche modo celebrato, è la più importante manifestazione in Italia che riguarda il trading online e il risparmio gestito, settimana prossima, ma ci arriviamo tra un attimo. E di nuovo quindi grazie a tutti i like che in questi anni si sono susseguiti, anche se in realtà Facebook è arrivato dopo perché, come molti di voi sanno, è dal 2007, quindi da ormai più di 6 anni che sono su Twitter e su Twitter parliamo appunto da più di 6 anni del trading e di quello che accade, soprattutto in intraday come anche adesso facciamo e appunto da 2 anni a questa parte anche sulla pagina Facebook. Parlavamo di IT Forum, settimana prossima, giovedì e venerdì 23-24 maggio ci troveremo a Rimini, avremo modo di passare 2 giornate insieme e soprattutto di assistere al duello di trading che, organizzato da DirectSim, Top of the Top, sarà quest'anno in edizione speciale perché permetterà anche a voi da casa di partecipare al duello con un trading, diciamo così, virtuale sul mercato Forex, e con una piattaforma fatta appositamente per chi opera da casa e che vi permetterà di partecipare in competizione con i trader che si sfideranno parallelamente in reale sul palco di IT Forum all'interno della manifestazione organizzata da Directa Top of the Top. All'interno del sito di Directa, quindi potrete già da ora iscrivervi, andate sulla manifestazione Top of the Top e vi iscrivete partecipando. Consiglio veramente a tutti voi di partecipare per cercare di applicare in tempo reale e di sfidare appunto i trader che invece saranno presenti sul palco da casa. È vero che da casa avrete del denaro virtuale, ma il meccanismo congegnato, se volete, da Directa è assolutamente a prova di trucco, quindi sarà come in qualche modo, non dico avere dei soldi reali, ma sicuramente, come dire, ci mettete la faccia e questo sicuramente ha un elemento molto importante che renderà interessante la sfida. Quindi l'invito è per tutti a partecipare nelle 2 giornate da casa al duello di trading Top of the Top e di misurarvi sul campo con le vostre tecniche, il vostro grado di preparazione che come sempre sta aumentando. Dico sta aumentando perché seguo dalla pagina Facebook sia il numero di like che, grazie al mercato rialzista che analizzeremo tra un attimo, sta crescendo, ma anche dal tenore dei commenti e degli interventi, che il vostro grado di preparazione è effettivamente elevato e cresce di continuo. Questo veramente mi rende assolutamente orgoglioso. Tra l'altro, vi ricordo che subito dopo il IT Forum partiranno le iscrizioni per il corso sul metodo Prof. Ste che si terrà a Torino lunedì 24 e martedì 25 giugno. Ricorderete di nuovo che l'anno scorso, proprio a giugno, ripresi dopo averlo sospeso nel 2008, il corso sul metodo Prof. Ste, perché dicevo e pensavo che ci saremmo avvicinati a un periodo dove il trading sarebbe diventato sicuramente non solo più semplice da realizzare, ma i mercati avrebbero presentato tutta una serie di opportunità ed era giusto ricominciare a prepararsi in maniera professionale e in qualche modo il motivo lo abbiamo poi visto accadere e di questo sono veramente contento, anche perché il segnale positivo, rialzista, quasi euforico che stiamo vivendo sui mercati in questo periodo è un qualcosa che ci permette di vedere come l'applicazione del metodo, dopo che la crisi iniziata nel 2007 aveva visto grossi periodi di lateralità e occasioni sul mercato relativamente contenute, dicevo adesso non solo il mercato offre occasioni interessanti, ma l'applicazione del metodo è per chi è realmente preparato veramente molto semplice. Molti di voi mi scrivono anche email in privato per ringraziarmi
E io per primo sono solo contento del fatto che tutto il lavoro didattico iniziato nel 2005, quindi ben 8 anni fa, dopo questo attraversamento del deserto, sembra dare i propri frutti, nel senso che il metodo ha sempre funzionato anche con la crisi, ma la sua applicazione era sicuramente più complessa e le occasioni offerte dal mercato erano sicuramente di meno. Adesso, come molti di voi mi testimoniano, è davvero relativamente più semplice fare trading. Non è facile, ma è sicuramente più semplice che non su quel mercato che dal 2007 in crisi ha attanagliato e ridotto drasticamente le occasioni. Quindi, di nuovo, mi raccomando, la preparazione al primo posto. Sul sito, come sempre, c'è la maniera per fare tutto da soli, cioè il libro Quintali di didattica. Chi non mi conoscesse consiglio sempre di iniziare dalla barra laterale destra, questi sono i post per chi inizia, per chi non mi conosce, e da soli potete col tempo arrivare allo stesso risultato di chi frequenta il corso. Questo deve essere chiaro perché tutto il materiale è sempre e da sempre disponibile in modo assolutamente gratuito. Il corso vuole essere un approfondimento avanzato per chi ha già una base solida, dico io. E anche un modo per fare un pochino più in fretta. La fretta che negli anni scorsi non c'era, forse adesso è importante cercare di accelerare, mai fare le cose con eccessiva fretta, però con un mercato del genere è sicuramente importante cercare di accelerare il processo di apprendimento per poter appunto fare trading in questo ambiente. Anche se chi viene da quei 6-7 anni di crisi e si è fatto le ossa su quei mercati, è proprio lì che effettivamente si riconosce la relativa semplicità di fare trading su un mercato come quello che stiamo vivendo in questi ultimi mesi. Quindi è per tutti, le iscrizioni al corso partono subito dopo i T-Forum, l'appuntamento è a Torino per lunedì 24 e martedì 25 giugno 2013. Dicevo, mercati euforici perché i rialzi sono assolutamente spettacolari e non solo, ma anche il comportamento intraday dei mercati è il comportamento intraday che riconosciamo in mercati rialzisti, dove i ritracciamenti sono, questo è veramente molto importante, relativamente contenuti e che accadono specialmente al mattino, a ritracciamenti o forti lateralità. Dove poi il pomeriggio, trainati dall'ancor più forte positività dei mercati americani, si conclude sempre intorno alla zona dei massimi. Quindi, e di nuovo, i dati sono due: mercato europeo, Eurostoxx, DAX, ben al di fuori della congestione che aveva attanagliato per l'inizio 2013, un FIB ancora un pochino indietro rispetto ai massimi 2013, ma che sta in qualche modo dandosi molto da fare. Vedete, sono a un passo i massimi del 2013 che il FIB deve raggiungere ed eventualmente subito di slancio superare, per allinearsi alla positività di DAX e STOXX, invece da tempo hanno superato i massimi del 2013, con uno swing rialzista partito dai minimi della famosa congestione che praticamente si deve ancora interrompere. Guardate, da gennaio, congestione lateralità, dalla base della stessa siamo partiti al rialzo e ci dobbiamo sostanzialmente ancora fermare. Non ci sono stati sostanzialmente ritracciamenti. Ricorderete tra l'altro come quando eravamo interni alla congestione, la lettura del momentum avvenuta in quest'area ci abbia aiutato a prevedere in qualche modo la positività che sarebbe seguita. Lettura del momento che momentum, che è uno dei temi, se volete, più complessi, più avanzati, ma anche più utili e più efficaci del metodo Profit. E dicevo, questo ha portato non solo alla rottura al rialzo di questa congestione dell'inizio 2013, ma anche a un proseguimento rialzista senza sostanzialmente alcun tipo di ritracciamento. Ora, gli elementi sui quali vorrei attirare la vostra attenzione sono questi. Attenzione. Tre cose. Il primo, un ritracciamento è sicuramente sano e dovrebbe, idealmente, ancora adesso potrebbe arrivare a testare di nuovo i massimi della congestione stessa. Quindi se mai dovesse iniziare un ritracciamento, diciamo che un obiettivo naturale potrebbe essere su DAX e STOXX i massimi della congestione stessa. Dico DAX e STOXX perché il nostro FIB deve ancora raggiungere i massimi del 2013 e superarli. La seconda cosa che ricordo è che il nostro Eurostoxx, dico nostro perché deve essere sempre l'indice che seguiamo di più, ha purtroppo qui, nella giornata del, lo sapete bene perché lo ripetiamo da tanto tempo, 29 aprile, un piccolo gap aperto. Perché?
perché i minimi del 29 aprile sono a 2644, mentre la chiusura del giorno 26 è a 2641, quindi per 3 tick, purtroppo interno alla congestione c'è ancora un gap aperto. Quindi se mai dovesse, perché non è detto che accada, ma impartire un ritracciamento e ripenetrare eventualmente i massimi del 2013, il livello sul quale concentrarsi è esattamente questo piccolo gap che a quel punto sarebbe auspicabile venisse chiuso, ancora aperto appunto dal 29 di aprile. Da lì si potrebbe immediatamente ripartire al rialzo, rompere di nuovo questi livelli massimi del 2013 e poi superare eventualmente i massimi precedenti. Ripeto, non è detto che accada, però sarebbe anche in qualche modo salutare un sano ritracciamento che permetta di andare a testare i massimi del 2013, eventualmente chiudere quel piccolo gap, per poi, se di vera positività si tratta, se l'euforia di questi giorni ha delle basi solide, come speriamo, se veramente siamo all'inizio della fine della crisi, come sempre i mercati finanziari anticipano, quindi poi la speranza è che si trasmetta questa fine crisi, e poi speriamo anche questa euforia, questa positività, anche nell'economia reale. È chiaro che questo è quello di cui abbiamo bisogno, ma sappiamo che da sempre, da centinaia d'anni, i mercati finanziari anticipano, tant'è che la crisi è iniziata nel 2007, ha anticipato quella dell'economia reale. Ecco, è ovvio che la fine della crisi, se mai dovesse effettivamente verificarsi e confermarsi sui mercati finanziari, presto o tardi si trasmetterà anche nell'economia reale. E questa è la speranza che ovviamente abbiamo per tutti noi e per le nostre vite reali, appunto. Quindi, questa salita partita dai minimi del 2013 e praticamente ininterrotta, che va avanti da più di un mese, ha bisogno in qualche modo di una sorta di ritracciamento e eventualmente, l'abbiamo detto, gli obiettivi naturali sono i massimi precedenti del 2013. Se si riuscisse anche a chiudere il piccolo gap dell'Eurostock sarebbe meglio e poi da lì si dovrebbe ripartire per fare nuovi massimi in maniera assolutamente decisa. È chiaro però che la positività e l'euforia che viviamo, unico dato sul quale richiamo la vostra attenzione è quello dei volumi che sono relativamente bassi, ma questo non deve interessare, nel senso che il dato del volume è sicuramente importante e conferma la positività, però c'è un fenomeno che ricordo studiai proprio all'inizio della mia avventura nel trading, che è quello del creeping trend. Ve lo scrivo così per farvi vedere. Il creeping trend che c'è anche è un termine appunto, come capite, inglese, che c'è anche nel trading, oltre che in altre discipline, è un trend che comunque anche su bassi volumi continua a salire ed è un dato sul quale ricorderò sempre, quando l'ho studiato mi rimase così impresso, lo feci proprio all'inizio, 2005-2006. Perché è un dato dal quale noi dobbiamo comunque dar retta, cioè è vero che il dato volumi bassi deve preoccupare e la cautela non è mai troppa, specialmente in questa fase di, speriamo, inizio della fine della crisi. Ma quello che stiamo vedendo, quindi su bassi volumi, dei rialzi continui, continuativi, è quello che si può classificare come creeping trend e questo porta sicuramente il mercato a, come dire, e noi trader dover prendere atto di questa cosa. Il fatto che manchino i volumi, d'altronde, scredita quelle voci che, soprattutto negli Stati Uniti, dove l'S&P 500 continua a battere massimi storici, l'S&P 500 ogni giorno segna, o quasi ogni giorno, massimi storici, nel senso massimi di tutti i tempi, dato importantissimo, dato, se volete, sensazionale, che fa parlare addirittura negli Stati Uniti di nuovo di bolla speculativa, ma è troppo presto per parlare di bolla speculativa e i volumi lo dimostrano. Cioè il fatto che i volumi siano bassi fa capire che non è ancora arrivata la grande massa di pubblico, quello che se volete una volta si chiamava parco boy, ma lasciamo perdere. Non sono ancora arrivati, lo dimostrano i volumi bassi, i grandi volumi
della bolla speculativa che poi porta ad un eventuale climax, andatevi a rivedere quello che è accaduto nel 2000 e negli anni precedenti. Quello era un trend da bolla speculativa, ma i rialzi erano parabolici verso l'alto e assolutamente diversi da quelli che viviamo oggi. Anche negli Stati Uniti, Nasdaq, S&P 500, per quanto rialzi continuativi, per quanto S&P 500 faccia vedere ogni giorno o quasi dei massimi storici, faccia segnare massimi di tutti i tempi, non siamo ancora in una situazione di bolla speculativa. E di nuovo i volumi che vediamo essere molto contenuti, specialmente in Europa, dove gli elementi di crisi sono ancora tanti, soprattutto nell'economia reale, e purtroppo ovviamente, anche se abbiamo detto che speriamo che la finanza come sempre anticipi e riesca poi a innescare un circolo virtuoso positivo anche nell'economia reale, portare fuori le nostre economie dalla crisi. Ecco, dicevo, il fatto che i volumi siano così contenuti è ovvio che fa capire che non si tratta assolutamente di bolla speculativa, siamo ai prodromi, agli inizi di una fine di una crisi eventualmente, e parallelamente dobbiamo assolutamente piegarci alle logiche del creeping trend. Quindi noi dobbiamo semplicemente, senza fare previsioni, giudicare il mercato ogni giorno sulla base di quello che vediamo, ma questo il metodo Prof. Ste ce lo consente e, come ripeto, ne sono orgoglioso, è vero, ci sta aiutando ogni giorno e da tempo, perché lo ha fatto anche nei mercati più drammatici, negli anni bui della crisi, dal 2007 fino all'anno scorso, ci sta dando una mano grossissima a capire quello che succede e voi lo sapete. Ed è veramente un qualcosa che io mi sento da un lato orgoglioso di aver, se volete, divulgato, perché è stata semplicemente la mia esperienza, e poi sono molto contento di applicarlo ogni giorno sui mercati, come del resto voi stessi mi dite. Quindi noi continuiamo a seguire quello che accade giorno dopo giorno. Il mercato è, lo ripeto, assolutamente euforico, non parlo di bolla speculativa, però è chiaro che guardiamo l'Eurostoxx, quando questo è il rialzo. Vediamo che i ritracciamenti sono sempre assolutamente contenuti, magari avvengono la mattina e poi il pomeriggio si riparte verso l'alto. Vedete? Questi sono grafico orario. Quello che accade in intraday, anche la giornata di ieri è stata bassissimi volumi, rialzo lateralità, piccolo rialzo lateralità, soprattutto all'ora di pranzo abbiamo segnalato come sul time and sales col tape reading si individuasse molto forte l'azione di macchinette decise ad accumulare una posizione e poi si è visto perché, perché nel pomeriggio, proprio sull'onda della positività americana, si sono superati i massimi del giorno precedente in maniera decisa per andare a chiudere sui massimi di giornata. Tra l'altro ieri volevo farvi notare una cosa, il Bund è partito al rialzo e voleva, sembrava andare a chiudere questo piccolo gap che era rimasto aperto dal giorno 10 di maggio. La chiusura l'ho segnalata sulla pagina Facebook, come sempre, era 145,81. Ebbene, ieri ha fatto un massimo a 145,74, quindi per 7 tick ha lasciato aperto questo piccolo gap. Allora, il dato. Il Bund ci aiuta sempre tantissimo a seguire quello che accade e a confermare, anche se in secondo piano, quello che accade sui mercati azionari. Anche il Bund ci dà degli elementi importanti per capire quello che sta succedendo. Abbiamo due grossi gap, due gap importanti, uno molto piccolo a questo punto, fino a ieri era abbastanza grandino. Qui quello del 10 maggio che si chiuderebbe, lo ripeto, a 145,81 con un massimo ieri fatto segnare a 145,74. Tra l'altro il Bund era salito per tutto il giorno, poi nel pomeriggio ha iniziato a scendere e ha confermato la positività degli azionari. Cioè, la cosa bella è anche che stanno tornando, e lo vediamo, stanno tornando le correlazioni che si erano perse da anni, lo sapete. Allora, ecco, un Bund che ha quel piccolo gap, quello del 10 maggio scorso, ancora aperto e che si chiuderebbe laddove iniziasse eventualmente una qua, si chiuderebbe eventualmente, nulla è mai detto sui mercati. Noi non facciamo previsioni, ci limitiamo a osservare quello che accade giorno dopo giorno. Se e quando dovesse partire un piccolo ritracciamento, è ovvio che questo piccolo gap si dovrebbe chiudere. L'altro dato importantissimo, sempre sul Bund, è quest'area di gap che abbiamo ben segnalato già da tempo.
quello del 18 marzo che si chiuderebbe a 143,44 e che se continua la positività, dicevo, è un target naturale. Guardate, i minimi questa settimana sono stati fatti a 142,22, quindi sostanzialmente a un punto, a poco meno di un punto di distanza dalla chiusura del gap che avverrebbe a 143,44, scusatemi, 44. Laddove il minimo raggiunto in settimana è 144,22, meno di un punto dalla chiusura di questo gap, che è un riferimento importantissimo e di confronto, di conferma di quello che accade sul mercato azionario, perché dovrebbe chiudersi laddove, ripeto, proseguisse la positività. Il gap sopra, invece, quello del 10 maggio, è un gap che teniamo come riferimento laddove, come ieri mattina, in qualche modo nei giorni scorsi, era iniziato un pochino di ritracciamento sugli azionari e il Bund, appunto, nella mattinata di ieri era salito oltre i massimi il giorno precedente e sembrava voler andare a chiudere i massimi, scusate, il gap del 10 di maggio. Quindi il quadro è assolutamente chiaro, gli elementi di giudizio sono assolutamente evidenti e facili da seguire, come sempre però, e su Facebook e su Twitter avete la possibilità in intraday di stare insieme a me e seguire quello che accade sui mercati con puntualità. Settimana prossima abbiamo due giornate da trascorrere insieme ai T-Forum, giovedì e venerdì 23 e 24 maggio. Potrete essere presenti partecipando anche al duello di trading organizzato da Directa, il top of the top, e vi consiglio di farlo e di prenderlo seriamente, perché in quel modo potete misurarvi e la sfida rende il denaro virtuale con cui ci si confronta da casa, mentre le persone in sala, i partecipanti in sala, è chiaro, parteciperanno con denaro reale. Rende, dicevo, la sfida assolutamente realistica, quindi è un buon banco di prova per le vostre tecniche, vi prego partecipate. Quindi settimana prossima ai T-Forum e infine subito dopo i T-Forum aprirò le iscrizioni per il corso 23, 24 e 25 giugno a Torino, dove passeremo insieme 2 giornate all'insegna del trading professionale. Quindi pretendo una base assolutamente solida di preparazione. Le iscrizioni aprono il 20. Subito dopo il T-Forum settimana prossima, ma come alcuni di voi sanno, la prima cosa che chiedo è ovviamente che ci sia una forte preparazione di base e nel post relativo al corso ci sono ovviamente tutte le informazioni per capire se si possiede o meno questa preparazione di base così importante per poter profittare, diciamo meglio, degli insegnamenti che vengono con il corso sul metodo ProSTE. Una videoanalisi assolutamente lunga, vi chiedo scusa per la lunghezza, ma il periodo storico è così importante che chiaramente merita qualche minuto in più. Ancora grazie a tutti voi e proseguiamo così, mi raccomando. A presto.